Di ogni libro che viene pubblicato, indipendentemente dal suo intrinseco valore e dal suo specifico tema, si suole scrivere che viene a colmare una lacuna. Ebbene, occorre dire francamente che questo libro, lungi dal colmare lacune, ha invece il solo scopo, o meglio la speranza, di metterne a nudo una, vastissima, la lacuna delle nostre conoscenze, profondamente scarse ed imprecise, sull'uso che da alcuni millenni l'uomo fa della terra, cioè del più immediato, economico e diffuso dei materiali naturali da costruzione per realizzare le sue architetture. E vale anche la pena di precisare che qui intendo usare il termine architettura nella sua accezione più ampia, ma anche più nobile e cosciente. Un uso, quello della terra cruda, che come tutte le cose di questo mondo ha avuto naturalmente alti e bassi nel corso della sua lunga e certo non conclusa avventura. Un uso che è sembrato spegnersi innumerevoli volte perché soppiantato da altri materiali certamente più nobili e più durevoli di un pugno di fango. Un uso che però è tornato tutte le volte prepotentemente in auge, contribuendo alla creazione di molte di quelle opere che noi usiamo indicare come monumenti della grande civiltà. Un uso, infine, che in molte zone del mondo non è ancora scomparso, neanche sotto la spinta interessata ed inarrestabile del cemento armato, dei prefabbricati e della plastica stampata. Al contrario, forse proprio per una sorta di nostalgica reazione, il crudo sta attraversando in questo momento un periodo di nuovo grande successo. Esso viene infatti rilanciato sia come materiale edilizio, economico e naturale in alcuni paesi del Terzo Mondo e dell'America centro-meridionale, sia come il più eccitante, il più creativo, il più up-to-date dei materiali per il fatelo da voi nell'edilizia della seconda o terza casa, e ciò naturalmente negli Stati Uniti. Un altro aspetto non meno importante della nostra lacuna riguarda l'estensione geografica del fenomeno. Sono infatti pochi i paesi al mondo che non abbiano visto nella loro storia antichissima, passata o vicina, manufatti più o meno importanti realizzati con la terra. Accomunando idealmente presente e passato, si può dire che poco meno della metà del mondo ha accolto, conserva o utilizza costruzioni di terra cruda. Il curioso sta nel fatto che ad occuparsi della diffusione delle costruzioni in crudo nel mondo siano stati sinora studiosi di etnologia e di geografia, e non certo gli storici dell'architettura, ai quali spesso sembrò trascurabile mettere l'accento sul tipo e sulle qualità intrinseche dei materiali impiegati nelle realizzazioni edilizie dell'umanità. E qui emergono due aspetti di questo fenomeno che vale la pena di sottolineare subito e dei quali finiremo per occuparci più diffusamente in seguito. Da una parte abbiamo l'errata convinzione assai diffusa che la terra, il fango, siano materiali usati soltanto da poveri e da primitivi e in quanto tali sembra quasi ovvio che debbano durare poco. Dall'altra, se è vero che molte costruzioni del passato, spettacolari, storicamente importanti, note e studiate, furono realizzate in crudo, è altrettanto vero che agli occhi del grande pubblico non è stato sino ad oggi sufficientemente posto in luce, da parte degli addetti ai lavori, il ruolo svolto dall'umile materia che le componeva. Di conseguenza, non è stata riconosciuta la straordinaria resistenza di cui, tutto sommato, gode questo materiale così povero e negletto. Resistenza veramente straordinaria, occorre dirlo, qualora si consideri che per i monumenti di terra, soltanto da pochissimi anni, è scattata la molla dell'interesse storico-scientifico e perciò dello studio e dei tentativi di conservazione. Soltanto da poco, quindi, si è cominciato a porre un freno, cosciente e tecnicamente valido, all'inevitabile degrado di centinaia e centinaia di resti architettonici sparsi per il mondo, la cui scomparsa avviene molto dignitosamente, in grande silenzio, come si conviene solo alla nobiltà decaduta.